Ciao amici, sono il Custo e rieccoci con una nuova serie, cioè una nuova puntata nella nostra serie danese. Sono avanzato un pochino, nell'ultima puntata eravamo tipo arrivati qua, più o meno. Sono avanzato un attimo da solo e sono alle porte di Berlino. E se tutto va bene, adesso ci prendiamo da soli Berlino. Dai, mandiamo un'altra truppa in supporto. Che questi non c'hanno support companies. Dai. Dai che ci riusciamo. Dai. 69, 59. 61, 63. Ci serve un'altra truppa. Dove la possiamo prendere? Qua. Vai a Berlino, Beppe. Dai, pian piano riusciamo. 70, 60. Più o meno, pian piano. Pian piano riusciamo a prendere Berlino. Miglioriamo l'armatura anche. Ok, anti-tank potenziato. Potenziamolo ancora. Ok, dai che riusciamo. 90 e abbiamo preso Berlino. Abbiamo preso Berlino. Ora, fermi. E riraggruppatevi. Così non spacchiamo il fronte. Ok, dov'è l'altra capitale? Vienna. Sì, Vienna. Vienna, Vienna, Vienna. Intanto il Regno del Sud ha conquistato tutta l'Italia. Stanno pushando in Francia dal basso. L'Africa non c'è più. Cioè l'Africa dell'asse non c'è più. Ok, i russi stanno pushando un sacco. I russi stanno avanzando un sacco. Anche noi stiamo avanzando e direi... Facciamo un nuovo ordine di attacco. E liberiamo i Paesi Bassi. E il Belgio e il Lussemburgo. Vediamo se riusciamo a farlo. Abbiamo poca popolazione, infatti appena ho un po' di political power metto l'extensive conscription. Però, già che riusciamo a farlo, facciamolo. Vediamo se riusciamo a circondare Brema. Wilhelmshaven. Ok. Abbiamo circondato Brema, ragazzi? Tu dai una mano qua. Ok. Abbiamo preso Brema. Loro sono circondati completamente. Bella lì. E due divisioni non ce le hanno più. Ok, ora è ufficiale. Due divisioni non ce le hanno più. Facciamo che soltanto una delle nostre divisioni prende quella provincia. Ok, così si raggruppano per bene. Ok. Io direi, tutte queste truppe, facciamo che 24 vengono tutti di qua. Ah, che fastidio, ora devo togliere tutte queste lineette. Però fa niente, dubito che i tedeschi si mettano a invadere la Groenlandia, ad esempio. Anche le isole Faroe. Ok. Magari una persona... Ti dico, una persona... Lasciamola comunque a Copenaghen. Per sicurezza, non per altro. Cioè, per altro cosa, per sicurezza, per forza. Ok, abbiamo delle fabbriche, mettiamole qua alle armi. Come siamo messi con le armi? 13k. Ok. Dovremmo sistemare, cioè dovremmo migliorare. Riuscite a deployarvi? Ok. Dai, pian piano stiamo avanzando. Ora tu vai di qua e pusha di qua se riesci. No, non riesci. Pusha di qua, dai una mano. Ok. Ok. Abbiamo dei dockyard. Mettiamoli qua a fare convogli. Ma qualcuno che ci dà una mano? Siamo qua sul fronte da soli, ma una mano, per favore. Guardate quante truppe stanno difendendo l'Inghilterra. Quante truppe sono qua in basso. Qua nel nord zero. Zero! Cioè, non zero, ce ne sono tipo tre. Dai, per favore. Oh, la nostra chance. La nostra opportunità. Ok. E un'altra divisione è fatta. Intanto, l'India vuole dei convogli e io glieli do.
Dove sto pushando? No, 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 ragazzi, fermi. Riraggruppatevi, andate cauti. Se no, son guai. La conferenza di Yalta, se non mi danno qualche territorio, mi incazzo. Ok. Cosa posso fare? Di focus. Non lo sapete, non lo so, sapete. Protection. No, costruiamoci, costruiamo industria. Qua cosa possiamo mettere? Ok, mettiamo lo speed. Non abbiamo più popolazione. Non abbiamo più popolazione. Intanto ho anche l'advanced, dovrei fare l'advanced. In teoria. Voi fermi, fermi del tutto. No, ti ho detto fermo. Fermi tutti perché non abbiamo risorse. Ok, intanto il Netherlands è ritornato in gioco. C'è una città del Netherlands libera. Oh, stanno arrivando gli americani. Stanno arrivando gli americani. Ed è una cosa ottima. Ho qualche Prince of Terror. Sì, eccolo qua. Sì, magari metto quello. Però prima ho bisogno dell'extensive conscription. Per forza. Special Forces, ho già fatto tutto. Quindi possiamo iniziare con la Navy. Trade Interdiction. Proviamo a tagliare quel carro. E poi andiamo di qua. 49, 50. Guarda, ma che divisioni ho creato che sono potentissime. Difendiamo. Ok, l'hanno presa loro. Ottimo. Guarda, ma che divisioni ho creato che sono potentissimi. I Space Marine sono forti. Non c'è altro da dire. Popolazione extensive conscription. Ok. Poi intanto miglioriamo le armi. Eccole qua. Mi sta laggando un po' il gioco oggi. Ho qualcosa di aperto? No, in teoria no. Boh. Allora, l'esercito quanto ci manca? 9.000 uomini. Equipaggiamento al 100% però. Ottimo. Qua come siamo messi? 10.000. Siamo scesi di 3.000 armi. Di 3.000 fucili. Pensiamo ai Marines. O no? O no? Potenziamo la nostra flotta. Sottomarini. Qua riusciamo a pushare a Leipzig? Usciamo a Leipzig. Ah no, tu fermo. Loro riescono. Non ho divisioni forti qua. Cioè non avevo Space Marine di là. Proviamo a pushare di qua. Anti-tank fatto. Facciamo ancora. C'è una divisione straforte questa. Improved armor. Miglioriamo anche l'engine. Cioè pure nel fortino non gli importa niente. Andiamo ad Amsterdam. No, facciamolo andare da solo. Ci prendiamo Amsterdam senza combattere. Ok. E ora circondiamo queste truppe. Ok, forse sono un po' troppe truppe per noi. Andiamo in basso. Però abbiamo conquistato, cioè abbiamo preso l'Amsterdam. No, diamo una mano agli americani. Diamo una mano agli americani. Ok, pushiamo anche noi. Intanto stavano evacuando.
più divisioni gli maceniamo, prima vinciamo. Non c'è, cioè, non ci sono scuse. E non ci sono alternative. Ok. Loro devono recuperare un po' di organizzazione. Qua possiamo fare un accerchiamento. Proviamo ad andare di qua. Perché è così forte? Che divisioni sono? Boh. Ah no, ecco che stiamo pushando. Ok, ci voleva soltanto un po' di tempo. Ok, penetrati. Dai, dai americano. Dai americano. Ma tanto non ci avevamo bisogno. Siamo fortissimi comunque. Pushiamo Munster. E circondiamo tutti questi. Volevo circondare tutti quei carri. Oh, chi è che ha liberato Varsavia? Oh, i russi. Oh, dove? Erano qua prima. Sono avanzati un sacco. Tanto noi abbiamo Berlino, quindi no problems. Usciamo dai due fronti. Non usciamo dai due fronti. Dove possiamo andare? Dove possiamo circondare qualcuno? Leipzig? No. Non ho support companies, quindi è un po' un rischio. Accorciamo il fronte però. Quello lo possiamo fare. Protect. Non mi gusta. Ma sì, miglioriamo la Navy. Qua altre fabbriche militari. Tutti i soldi tedeschi. Però ci mancano le risorse. Allora, qua facciamo uno. E il resto prendiamo da qua. Qua, production efficiency. Ok, ancora troppe truppe. Facciamo così. Mandiamo di là anche i nostri riservisti. Ok. E voi due cercate di prendere Munster. Beh, in teoria ce la fanno. Stanno macinando via tutto. 58, 59, dai, 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 dai. Dai che prendiamo Munster. Ok, Munster preso, avanziamo ancora. Anche tu dall'altro lato. Continuano ad arrivare i supporti. No, fermo. Fermo, fermo, fermo. Ok. Se riusciamo a prendere questa provincia, qua sono morti. Ma tipo un sacco. Andiamo anche lui. Ok, ora, andate di qua, tu vai di qua, tu dai una mano. Dai, siamo comunque in positivo, 57. Ti prego, non 56 ora. Di qua nessuno si sta muovendo. 57, buono, una divisione collassata. Ah, sta arrivando qualcuno di qua. 66. Ok, siamo comunque in vantaggio. Tu vai di là. E attacca anche tu dall'alto. Ah, sono arrivati i carri. Sono arrivati i carri, però se... Eh sì, hanno fermato l'attacco. Niente. Improved Infantry Equipment 3. Fatto. Ah, Improved Computing Machine. Facciamo quello. E niente, hanno mandato i carri a supporto. Proviamo di nuovo. Continuano a avere rinforzi, cioè non stanno perdendo organizzazione o supplies. È una cosa brutta. Fuel usage. No, fermi.
Non ha senso, sto diventando un generale della prima guerra mondiale a fare questo. Provate a pushare voi di qua. No, fermi. Provate voi di qua. No, fermi. Provate di qua. Quante truppe ho selezionato? Però ci sto riuscendo, buono. Dai, che almeno stiamo avanzando. Mi sono assolutamente dimenticato di questa, di fare questa cosa. Di fare il la dottrina. Avanza. Sottomarini ricercati, ricerchiamo ancora. Tanto tu bloccali. Ottimo. Ok. E siamo avanzati un pochino. Ora, riraggruppatevi. Leipzig, Leipzig, Leipzig. E qua? Riusciamo a fare qualcosa? Vai anche tu. Andate tutti. Sai che c'è, vai anche tu. Che servirai comunque a prendere Leipzig. Ok, sbaragliati e proseguite su Leipzig. Magari facciamo così, dividiamo. Tu vieni dall'alto. Dei nostri cuori. Ok, circondata da tre lati e non vuole cedere. Proviamoci di nuovo. Modern Engine. Qua direi basta. Facciamo Engineer. Vabbè, tanto spero di finire questa campagna prima di riuscire a fare Engineer 3. O 4 o 5, non mi ricordo cos'era. Ok, dai che manca poco Leipzig. Là. Bello lì. Qua. Poznan. Facciamo questa cosa gustosa. Ok, la Turchia è entrata con noi. Ottimo. Cioè, ottimo più o meno. Non so quanto ci serve adesso la Turchia. Ci serve? Sì che ci serve. Ah no, tanto c'è il Soviet Union. Niente, come non detto, non ci serve la Turchia. Cioè, vabbè, sono comunque truppe in più. Sono comunque truppe in più. Però fa niente. Meglio. Meglio di niente. Ok. Andate voi a Poznan. Dividiamo come avevamo fatto l'altra volta. Cioè per l'altro attacco per Leipzig. No. Raggruppatevi e basta. E cos'hai? Infantry Expert, certo. Ok, Netherlands è quasi tutta libera. Per ora hanno guadagnato un sacco di truppe. Il fronte con la Soviet Union si è ristretto di un sacco. E quindi adesso i tedeschi hanno un sacco di truppe che possono buttare in mezzo. Ma qua noi possiamo fare così. No, c'è il forte, non lo possiamo fare. No, ci sono comunque un sacco di truppe, non lo possiamo fare. Ok. Allora, fermiamoci. Tanto adesso tra tipo 3 secondi, no, 4, 3, 2, 1, ok. È suonata la campanellina della fine dell'episodio.
Io direi, ci rivediamo nella prossima puntata. Abbiamo liberato il nord della Germania, abbiamo liberato quasi tutto il Netherlands e stiamo andando in Polonia. Abbiamo tipo una, due, tre, quattro province polacche. E niente, vediamo cosa succede nella prossima puntata. Bella!